Salve ragazzi e bentornati sul canale con Slime Rancher. Nello scorso episodio abbiamo catturato dei nuovi slime che io poi nel frattempo ho incrociato. Qui ho mescolato i Tangle Slime con quelli di miele e adesso vi farò vedere gli altri con cosa li ho incrociati. Ho dato agli Hunter le cacchine dei Tangle e sono diventati così. Solo che all'inizio erano molto aggressivi, ma dopo avergli dato da mangiare si sono calmati subito. Dopodiché ho incrociato i Dervish, dandogli le cacchine degli slime mosaico, e sono diventati così. Altri Tangle incrociati con i Dervish. E devo dire che questi qui sono molto agitati. Ecco appunto. Qui abbiamo altri Tangle di nuovo, ma stavolta incrociati con il mosaico. Aio. Adesso vi farò vedere gli slime quantici, che come quelli notturni devono vivere per forza nella grotta o comunque in un recinto oscurato, se no scompaiono. Solo che per questa grotta ho un piccolo progetto in mente. Vedete tutti questi slime notturni? Ho intenzione di lasciarli liberi per la caverna, così possono mangiare liberamente dagli alberi. E i slime quantici li trasferisco in un altro recinto. Il problema è che dovrò trasportarli uno alla volta perché li ho incrociati con gli slime mosaico. Infine volevo farvi vedere di qua gli altri slime. Beh, qui troviamo i soliti slime bomba incrociati con i slime cristallo e di qua invece gli slime radioattivi, che non so ancora con cosa incrociarli. Ho messo anche un inceneritore e gli slime di fuoco che ho trovato nel deserto di vetro. Però questi mangiano la cenere e bisogna tenerli d'occhio. In questo modo. Incenerendo frutta o verdura gli diamo praticamente da mangiare. Invece i slime, quelli acquatici, li ho messi all'interno della cascata. Ah, una cosa. Gli slime acquatici possono stare nello stesso recinto o comunque piscina solo in tre, perché altrimenti si imbarazzano. Gli viene proprio fuori sul viso, almeno viso. Sul muso, chiamiamolo così, una specie di strisciolina rossa, come nei cartoni animati o negli anime giapponesi. Eccoli qui. Raccogliamo la loro cacchina. Andate un po' lì a fare. Oltre ad aver sistemato i recinti e incrociato gli slime, ho anche sbloccato degli oggettini utili per il nostro ranch. Nel frattempo però pensavo qua di mettere in recinto degli slime quantici. Ecco, mettiamo i vetri oscurati così non scompaiono.
Li metto qui perché i slime a mosaico mangiano questa verdura. Invece gli slime quantici mangiano il limone quantico. Non ricordo bene se si chiama così. È un frutto che va raccolto in un determinato momento. Poi ve lo farò vedere. Adesso invece direi proprio di trasferire i nostri slime quantici mosaico, chiamiamoli così. Ah, qui dentro, come potete vedere, non c'è più niente, perché pensavo di metterci solo slime rosa, perché la loro cacchina è molto utile per craftare oggetti. Dopo li andiamo a catturare. La vedo dura. Tu vieni con me. Sbrighiamoci, perché non so cosa succede mettendolo così fuori alla luce del sole. Eccoci qui. Beh, non è successo niente. Andiamo a prendere gli altri. One eternity later. Ok, questo è l'ultimo. Accidenti. Ho sudato 7 camicie facendo avanti e indietro. Molto bene, adesso qua facciamo una aiuola. E andrò a metterci il cosiddetto limone quantico. Torno un attimo alla caverna, perché voglio liberare gli slime notturni. Lo so che avete fame, avete ragione. Venite qui. Ok, eliminiamo questo recinto. E ci mettiamo una aiuola. Con la fragola, ecco qua, potenziamo. Distruggiamo anche questo. Ah, non devo mettere lo spaventapasseri. Altrimenti non andranno mai a mangiare.
Molto bene, adesso la caverna è pronta. Bene, bravi, mangiate. Accidenti! Hanno letteralmente preso d'assalto quell'albero. Ok, ehi, basta che non uscite però, eh. No, venite qui. Non so se è stata una buona idea. Vieni qui tu. Se ne scappa qualcuno, posso sempre catturarne altri. Alcuni sono ancora un po' arrabbiati. Ehi, tu, vieni qui. Guarda qua, c'è da mangiare. Bravo. Ecco, risolto. Ok, proviamo a fare questo esperimento. Star mail received. Ah. Ah, voglio anche mettere quegli oggetti che ho sbloccato, di cui vi ho parlato prima. Sono dei gadget, come per esempio questo, il drone, che renderà la mia vita qua su Slime Rancher molto più facile, perché questo gadget possiamo impostarlo e fare determinate cose. Per esempio, possiamo dirgli di raccogliere il plort, ovvero le cacchine. Per esempio, free range, perché qui non ci sono i recinti. E poi impostare la destinazione, che sia un silos, il market link oppure il refinery link. Io dico market link, attiviamo. Ok, dovete sempre dargli un po' d'acqua quando si scarica. Grazie a questo gadget il ranch diventerà automatizzato, quindi io non farò più nulla praticamente. Non ci sarà bisogno che io vada a dare da mangiare i slime o magari vada a prendere le loro cacchine, perché lo faranno questi droni. Adesso io direi di mettere il market link. Eccolo qui. Adesso il nostro drone si metterà al lavoro. Andiamo a installare gli altri droni nelle varie aree. Per esempio, qui non ci sarà bisogno del link per vendere i plort dei slime. Basta mettere il drone. Poi impostare la destinazione
al Plort Market. Solo che qui metterò più di un drone. Ne metto un altro qui. Stavolta però dirò a questo drone di dare da mangiare agli slime. Andiamo a mettere gli altri droni nelle varie aree. Un piccolo consiglio: se mettete i droni per dare da mangiare agli slime, qui nello slot mettete ciò di cui ha bisogno lo slime. Per esempio, qui sto mettendo le galline, perché qui ci sono slime carnivori ma anche slime erbivori. Ed essendo questi qui completamente... Cosa? Ma che... No! Guarda questo. No! Ma che succede? È colpa di quei dervish, guardateli, sono nervosi. Dannazione. Devo prendere dei Tangle Slime e metterli qui dentro. Ecco cosa succede a mettere dei Dervish vicino a un recinto. Guardateli. Non sono proprio nervosi, sono felici. Per calmarli bisogna mettergli i giocattoli, se no succede un casino. Guardate qua. Casinisti. Va. Oh, questo pure è scappato. Torna dentro il tuo recinto. Ok, dicevo, mettete dentro lo slot del cibo ciò di cui ha bisogno lo slime, perché così il drone metterà all'interno dello slot quel cibo. Una volta qui mi hanno messo la frutta, ma questi qui non la mangiano. Adesso infatti hanno pure fame, gli prendo qualche gallina. Guardate questi. Quello è rimasto bloccato sul tettuccio. Non ci credo. Vedete quelle liane? Possono anche uscire dal recinto. Adesso vi faccio vedere se hanno ancora fame. Guardate, eh. Ah no, non lo fanno. Bisogna fare attenzione, molta attenzione. Adesso però devo catturare, guarda qua, devo catturare quello slime. Vieni giù, avanti. Niente storie. Purtroppo i dervish sono fatti così. Bisogna tenerli d'occhio. Dato che sono così felici, gli metto i giocattoli, così si calmano di più. Ecco, questa è la macchinetta dei giocattoli. Ogni slime ha un determinato giocattolo preferito.
Vediamo. Questo è degli Hunter. Ecco i Dervish, ne prendiamo un po'. Questo per quelli mosaico, anche qui ne prendiamo un paio. Ecco qua, adesso portiamo però i giocattoli prima ai dervish, così si calmano. Ecco qui, mi raccomando, calmatevi. Ah, guardali, gli piace il giocattolo nuovo, eh? Vado a prendere anche il giocattolo per il mosaico, dato che quelli lì sono incrociati con questi ultimi. Ecco qui, mi raccomando, fate i bravi. Vado a prendere gli altri giocattoli. Ecco qui. Beh, pian piano metterò i giocattoli a tutti quanti. Adesso voglio finire di mettere i droni. Qui voglio metterci un market link. Di conseguenza metterò un altro drone. Bene, andiamo a mettere l'ultimo drone. Pian piano metterò altri droni, così il mio ranch diventerà completamente automatizzato. Bene, ragazzi. Direi che per oggi può bastare. Grazie per la visione e noi ci vediamo come sempre al prossimo gameplay.